Allora, parliamo dell'alimentazione. Mi sembra che ho già fatto un video su questa cosa, però lo voglio approfondire un pochino di più. Allora, il pellet al coniglio gli va dato, però diciamo che non deve essere l'alimento principale. Io uso sia questi della Banny che questi della Oxbow. Questi sono quelli che vedete anche nei video esteri di Inghilterra, America, perché sono veramente i migliori, quindi gli danno tutti. Da noi costano parecchio, perché fate conto che è una sottomarca che vendono oltretutto ricca di cereali che loro non dovrebbero mangiare, da noi viene sulle 3 euro, 2 euro e qualcosa, questi costano 13 euro. Però con questi andate tranquilli che sono alimenti che non gli creeranno problemi né a livello intestinale né di niente, perché si sa che il coniglio non vomita, quindi per il coniglio l'alimentazione è fondamentale, perché se mangia qualcosa che non deve non è che lo rivomita, quindi cioè, c'è il rischio che muore, ecco, non è uno scherzo. Poi, la verdura invece deve essere l'alimento principale, verdura o erba? Io l'erba non so dove prenderla, quindi gli do la verdura, gli do il radicchio rosso, che gli piace parecchio, il finocchio, il sedano, gli potete dare l'insalata, non la lattuga, perché la lattuga magari una volta ogni tanto non gli fa niente, però se gliela date troppa, la lattuga gli crea problemi ai reni e cose del genere, quindi insalata generica tipo canasta, tipo endivia, insomma, purché non sia lattuga. Radicchio, che gli piace molto. Io, ecco, carote, io altre cose non gliele darei, perché comunque sono tutte col punto interrogativo. Sappiate che non devono assolutamente mangiare pomodori, non devono assolutamente mangiare patate, perché sono tutte cose tossiche per loro. Quindi, quando gli avete comprato il radicchio, l'endivia, il sedano, le carote, il finocchio, ora non mi ricordo più che vi ho detto, il radicchio, insomma, cose del genere, andate tranquilli che non sbagliate, quindi prendetegli queste e zitti. Poi comunque su internet c'è il sito La Voce del Coniglio, dove vi spiega proprio, c'è tutta una tabella sulle cose da dargli più di frequente, meno di frequente, cosa assolutamente no. Ovviamente non ve lo dico nemmeno che le merendine, dolciumi, cioccolate, cose del genere, proprio no, ma proprio proprio no, ecco. Questo è fondamentale, infatti pane, crackers, no, no. Verdura cruda, assolutamente non cotta, cruda a temperatura ambiente e ben lavata. Poi io aggiungo anche la frutta, che sarebbe meglio una volta a settimana, perché comunque è grassa. A loro gli piacciono da morire le banane, infatti qui ci sono. Gli piace la mela, il melone, il mandarino. Mi raccomando, sia nella mela che nel mandarino, insomma, in tutti i frutti da semi, togliete i semi perché non vanno bene. Ah, tra la verdura dimenticavo anche il peperone. Anche il peperone, però non i semi del peperone. Tutto ciò che è semi, eliminatelo. Quindi se c'è il mandarino, togliete i semi, la mela, idem, eccetera. La banana è dolciotta, eh. Io ora con loro diciamo che non l'ho un po' viziati, anche perché sono già sterilizzati e tutto, però se avete dei coniglietti da sterilizzare, quindi devono mantenere un determinato peso, perché la sterilizzazione, se sono grassi, dopo diventa un po' un problema all'anestesia. Quindi se li dovete ancora sterilizzare, non gli date troppe cose dolci come la banana o la mela, dategli più la verdura, eccetera. Per Pietro, infatti, la banana gliela do lo stesso, perché per non far disparità, perché mi dispiacerebbe. Dove sei, piccolino? Però mi fa le feste lui qua dentro. Però un pezzettino gliel'ho dato un pezzettino, ci sto attenta a non gliela dare tutti i giorni, mentre loro, insomma, quasi tutti i giorni la frutta la mangiano, è più di un pezzettino, perché tanto sono già sterilizzati. Invece il piccolino va sterilizzato. Ora, se fosse maschio, anche se è cicciottino, non importa, una semplice sterilizzazione molto meno invasiva. Però se tante le volte, siccome ancora non
Non mi hanno dato la conferma il veterinario, non l'ho visto. Se tante le volte è femmina, allora la sterilizzazione è molto più complicata, quindi è giusto che abbia un peso non abnorme. Ciao patatino, oh ciao patatino, sono un maialino. Un maialino, una maialina. Poi altre cose che mi... Ah, il fieno non deve mancare mai, perché il fieno è fondamentale. Loro hanno i denti che gli crescono un centimetro al mese, un centimetro, un millimetro, boh, insomma, gli crescono perennemente, quindi con il fieno li scorciano e quindi per loro è fondamentale, sia perché gli regolarizza l'intestino, quindi è un alimento principale il fieno, e sia per il discorso del movimento che fanno con i denti per mangiarlo e quindi gli si scorciano anche i dentini. Altrimenti creerebbero degli ascessi proprio qui sopra la testa, insomma dopo gliele dovete levare del tutto e più insomma si fanno male alla testa. Il discorso dei denti non è un discorso, è la cosa fondamentale nel coniglio, quindi il fieno, ecco, se gli date il fieno che lo mangiano non avranno mai problemi di denti. Poi, a meno che non li teniate in gabbia e loro stanno tutto il giorno, morde la gabbia, perché il coniglio in gabbia non ci va messo assolutamente. La gabbia deve servire da lettiera, così aperta, anche perché è comoda perché ci si mette il beverino, no? E basta, ecco, anche lui ce l'ha lì aperta. Così, allora, se avete problemi di non lasciarlo libero in casa, comprate un recintino come questo che costa 35 euro. L'ho già ridetto in un altro filmato, è a posto, no? Qui dentro ci staranno bene e non lo morderanno, mentre nella gabbia tendono dallo stress perché impazziscono lì dentro a morderla e quindi gli si storcono tutti i denti. Poi la lettiera, io uso la Yesterday News della Purina, che è una lettiera per gatti di carta riciclata e è molto buona perché attutisce parecchio l'odore dell'ammoniaca della loro pipì. Mentre le altre lettiere puzzicchiano, questa qui, insomma, non dà nessun odore in casa, loro non danno nessun odore. Poi, mi raccomando, niente caramelle, niente dolci, dolcini o cose del genere, perché per loro sono proprio veleno, possono morire per una cosa del genere. Poi c'è chi ha fortuna e c'è gente che gli dà il gelato, gli dà qui, dà là e non mi è successo niente. C'è gente che gli ha dato un pezzettino di plum cake e gli sono morti. Quindi ecco, quando uno ha evitato, almeno non ha sbagliato. Poi, fa che gli si dice a questi tati, che cosa ti piace a te? Allora, lui siccome va pettinato spesso, e devo dire che è anche bravo, io ho tre spazzole. Ce n'ho una morbida, così che non gli fa male. Poi ho questa che è la Furminator, che è buonissima perché gli striga veramente tutti i bambini. Poi ho questa che però non la uso, è quella classica, schifosa, che a me non mi piace per niente, quella che si vede in vendita da una vita, ma a me mi sembra che gli fa male al pelo, insomma io questa non la uso mai. Uso questo qui per strigarlo, pian pianino, gli striga, gli taglia, gli porta via tutti i nodini, pian pianino, perché ecco. E poi questa qui, come rifinitura, lo pettino tutto per benino e non gli fa male niente. Ecco fatto. E quindi, siccome che lo pettino spesso, il pischellino, perché sennò gli vengono nodi, allora come premio, mica gli do l'uvina. Anche questa, piano perché fa ingrassare, però gliela potete dare perché è uva secca, naturale, quindi non c'è niente di troiai. Niente. Mio. Ah, mascalzone, ti piace il divino, ti piace? Un mascalzone. E un'uvettina ogni tanto mentre lo pettina come premio, così lui associa la pettinatina a dolce, a parte che è bravo, comunque non soffre la parte che io faccio piano piano, ecco, bisogna fare cosine per benino perché sono esseri viventi, non sono giocattoli, anche loro soffrono il dolore.